Benvenuti a bordo, viaggiatori! Sono Grizzly, lui è Pio3D, questo è Diario di Viaggio on the road! Cominciamo! Sigla! Cominciamo dalle cose più semplici. Innanzitutto, per l'appunto, lui è Pio3D, lascio il suo canale sul doobly-doo e sulla scheda qua in alto, grande. Sta comparendo adesso, e parliamo un po'. Parliamo innanzitutto di Pio3D in Sicilia, Pio3D a Siracusa, la mia terra, Siracusa, Milazzo, Messina, Catania, la mia terra, perché comunque ho i parenti a Milazzo. Ogni volta che vengo in questa meravigliosa terra non me ne voglio più andare. Ecco, infatti. Quindi, anche se sto di Roma, mi sono legato alla Sicilia. E questo ci può fare solo piacere, quindi dai. Siracusa, come l'hai trovata? Ti sta piacendo, non ti sta piacendo? Moltissimo, ci sono state tante cose belle in questa meravigliosa zona, diciamo. Dopo il Sira Games, ti ringrazio pure per avermi ospitato, diciamo. Ho conosciuto un sacco di amici e là, è diventata una droga la Sicilia, sto facendo avanti e indietro, non so se ve ne siete accorti. Ecco. E so spendere più io grazie alla Ryanair, che mo mi ringrazio. È così, sì. Invece dell'Emilia gli stendono il tappeto rosso. Capito come? Cioè, mo c'ho la carta prepagata d'oro proprio, quindi proprio guido io ormai l'aereo, lo so io. Ecco. Lo so guidare, quindi mo stiamo cercando di portare avanti un sacco di progetti insieme a questo orso buono. Tutto a posto, che mi racconti? Che devo raccontare? Siamo subito dopo la fiera del Sira Games, siamo ritornati subito con il lavoro, siamo ritornati subito con le attività di protezione civile. Anzi, questo finisce pure nel video, ricordami di ricordarti di ricordarmi. Oh, okay. No, questa la posso montare con questo video? Sì, sì, perché uno ha voluto fare tipo Fast and Furious. Ma questa sa, qualche macchina proprio americanissima, sì, quindi sì. Salvo il video, come ho salvato la volta scorsa un carretto siciliano. E abbiamo ricominciato con le attività di protezione civile, dicevo appunto ricordami di ricordarti di ricordarmi che sotto il sedile ci stanno le ricetrasmittenti che le devo lasciare in ufficio. Che figata! Stiamo cercando di portare un po' di eventi qui in Sicilia sul bullismo, cyberbullismo e anche qualche spettacolo comico, e ci ficchiamo dentro anche cose serie insieme a tanti si altri. Si cerca di portare il classico intrattenimento e di portare questo intrattenimento a un livello un pochettino superiore, soprattutto a qualcosa di non necessariamente visto su YouTube, ma che potrebbe funzionare un po' dovunque. L'idea è comunque quello di portare qualcosa nelle piazze, nei centri commerciali, nelle scuole, se ci riusciamo. Anche se non l'ho mai detto su YouTube, perché comunque non è che dico le cose della mia vita privata sul mio canale, da circa un anno ogni tanto porto qualche cosa sul cyberbullismo e il bullismo nelle scuole di Roma, quindi ogni tanto faccio una capatina, dove parla Fabrizio, ma non Pio3D, su queste situazioni gravi del tipo cyberbullismo e bullismo, che anche se non sembrano cose così gravi, purtroppo lo sono ogni giorno. Sono cose molto serie. Ho lanciato tempo fa l'hashtag Stop Cyberbullismo, quindi voglio portare avanti questa iniziativa. Ho abbandonato il mio personaggio Pio3D, che era il classico romanaccio che diceva un sacco di parolacce, eccetera, e mi sono detto: senti, a 33 anni, ora che mi donna ripulita, non è quello che voglio fare su YouTube. Io cerco comunque di far divertire, per me YouTube è un hobby, deve rimanere un hobby. Cerco di portare il mio lavoro, che è il videomaker, fuori dagli schemi, i miei monologhi comici, se si possono chiamare così, perché comunque c'è gente che non ride, lo sai, però c'è gente che ride. Insomma, io spiego un po' per chi non mi conosce come sono andate le cose. Io sono arrivato su YouTube dal 2006, già da bambino facevo le parodie con i miei amici, quindi ho iniziato a caricare le mie vecchie parodie all'epoca con il VHSC, se te le ricordi. E me lo ricordo, ho lavorato in televisione, ho lavorato con tanti di quei formati. 320x240, qualità sì. Pessima, e caricavo quelli su YouTube, perché tanto YouTube ti permetteva di fare quello all'epoca, non potevi neanche caricare l'HD, video massimo di 5-6 minuti, mi pare, non mi ricordo. Allora, il limite che mi ricordo era 9 minuti e 50 secondi, e me lo ricordo perché io facevo dei cortometraggi con gli amici e li pubblicavamo su invece Google Video, perché non c'era questo limite, dato che giravamo
avevamo della roba che durava 12-13 minuti. Anche di copyright. Ecco. Io invece li caricavo anche sul libero.it, non so se ti ricordi. Sì, ho voglia, ma cioè, io ti penso che 2001. Ecco, tutti noi siamo passati tra Libero Video, Tiscali Video. Vero, c'era anche Giampi, ti ricordi? Sì, Giampi. C'era anche Super Eva, c'ho avuto la pagina, figurati. Il mio primo blog è stato su Super Eva. Io avevo proprio il sito internet, che all'epoca eravamo IEN, ovvero interviste e notizie, era proprio un blog stupidissimo. E caricando questi video ho visto che comunque la gente rideva, perché comunque erano cose diverse da quelle che si potevano trovare ormai su YouTube, che erano video dei gattini, video degli elefanti, sì. I ragazzi ne facevano i dispetti. Ed era uno dei primi youtuber che stavano su YouTube Italia. All'epoca c'era Wilbush, Frank Matano, Clio Makeup. Ho diviso tutto in due canali, Pio 3D, all'epoca proprio Pio 3D, dove caricavo doppiaggi, e Coglion Side, dove facevo le parodie con i doppiaggi insieme ai miei amici, quindi erano due canali completamente diversi. E io mi ricordo quel canale, Coglion Side, anche perché esatto. Io mi ricordo le cose dei muratori. Sì, all'epoca sì. Che fu così che ti scoprì, poi l'ho perso di vista, poi ti ho riscoperto. Poi non mi è piaciuto la cosa che a me mi conoscevano in giro come «Oh, ma tu sei quello dei Coglion Side!» Mi sembrava una cosa un po' brutta. Ho detto «Senti, voi discuto entrando al canale solo, ho cancellato tutto, mi sono riaperto nel 2009 dei Pio 3D e ho ricaricato tutto quanto da lì». Le parodie erano rimaste le stesse. Io a ogni parodia mi calavo nel personaggio, quindi recitavo la parte del personaggio che doveva fare la parodia, eccetera. I problemi sono cominciati ad arrivare quando ho cominciato a fare tante collaborazioni, che il mio personaggio comico, che sono io normale, come mi vedete, come faccio le live su Facebook, non mi devo sforzare a far romano, perché so così, io parlo proprio così. E me lo confermo perché ce l'ho ospite a casa. Sono molto spontaneo, se a me mi scappa la battuta la dico. Ho fatto caso che per far ridere alcuni determinati tipi di ragazzi e di pubblico che mi sono accaparrato con le collaborazioni, devo cercare di intrattenerle con un tipo di video che ho fatto in passato. Non so se mi spiego. Dovevo fare le smorfie, dovevo fare la tossica ogni due secondi, dovevo fare le facce buffe. Questa cosa ha distrutto un po' il mio personaggio, tanto che molti youtuber famosi si sono lamentati e hanno detto: tu non sei così, quando tu ti vedo dal vivo, tu non sei così, tu stai recitando, e a me sinceramente non mi piace. Io l'ho portata avanti perché comunque ormai mi ero fatto 80-90 mila iscritti che mi conoscevano così, alla fine ho detto no, basta, mi è avuto proprio una crisi, ho detto stop, ritorno a far me stesso, se la gente mi vuol seguire bene, altrimenti sti c***o. Anche perché quando io faccio gli spettacoli dal vivo, ne faccio abbastanza, a me mi vengono a trovare persone che hanno anche 50 anni con i figli, ed è quella la cosa bella. E quando vengono i più piccoli a vedere i miei spettacoli dicono però non mi ferite come ferite su YouTube. Ma io non è quello che voglio, per me YouTube rimane sempre e solo un hobby, e spero di portare la mia passione di fare il comico anche fuori da YouTube, ed è quello che sto cercando di fare, perché comunque il mio mestiere è il videomaker, lo faccio da 18 anni, si vedono dai montaggi video che faccio, eccetera. Perché anche se non sembra, lo YouTuber l'ho fatto proprio per fare da tirocinio per i miei montaggi video. Ok? È relativo, ma ti capisco perfettamente, perché in fondo, anche se c'è una grossa differenza di dimensioni del canale tra di noi, perché il mio è un canale molto piccolo, però anche io vivo YouTube come un hobby, come un modo per passare il tempo e riprendere la passione. Esatto. Perché io ho lavorato per molti anni presso un'emittente televisiva privata, ho imparato a fare montaggio video, proprio mi sono fatto le ossa con il montaggio analogico, che ragazzi non avete idea di che cosa significa fare il montaggio in Umatic a 3/4 di pollice, e poi quando siamo passati al Super VHS mi credevo di guidare un'astronave, non di usare una centralina di montaggio, quindi poi sì. Io mi ricordo il primo rapporto con Premiere, è stato un sogno, perché molte persone, anche ex colleghi, dicevano «Non lo so, c'è questo nuovo programma che dovrebbe facilitare il montaggio». Stiamo parlando di Premiere, la prima versione con cui ho messo le mani è stato Premiere 4. Che era molto simile alle macchine per fare montaggi video. Sì, sì, cioè io infatti mi ricordo questo, perché il mio primo rapporto con Premiere è stato con molte persone che mi dissero «Non lo so, c'è questo programma, proviamolo!» E mi ci trovai benissimo subito, imparandolo a usare nel giro veramente di 10 minuti, perché era la stessa sensazione di lavorare con la centralina di montaggio, però senza i tempi morti degli avvolgimenti dei nastri, con la precisione dello spostamento del fotogramma digitale, e per me, con una serie di effetti che sulla centralina manco c'erano, per me fu un sogno. Eh sì, perché io all'epoca facevo anche le cose manuali, e lavoravo all'epoca anche con quando facevo i montaggi per i matrimoni, per i compleanni. Ma ti parlo che io avevo 17-18 anni, già all'epoca comunque la tecnologia era abbastanza avanzata, perché vi parlo del 99. E io già, avevo smesso di lavorare in TV lì. La mia storia è molto più complessa, perché io nel 98 ho smesso di lavorare in TV,
e ho deciso di prendere una pausa facendo il tecnico informatico. Ho messo da parte la passione per le produzioni video e che poi mi è ritornata nel 2014 l'idea di buttarmi, di rimettermi di nuovo in gioco, di riscoprire quello che era stato il montaggio video. Però considera che io già nel 98, quando sono partito a fare il servizio civile, quello è stato il momento in cui ho messo da parte il lavoro video e ho cominciato a fare il tecnico informatico. Tu quindi ti ricorderai anche il passaggio, perché io lavoravo con una VHSC per fare le parodie, quando mi hanno messo in mano per lavorare una 3GCD, che era proprio tutta un'altra cosa. I primi video a 640x480, che all'epoca c'aveva una risoluzione allucinante. Io poi ho avuto modo di lavorare tempo dopo, così per curiosità, ho messo le mani sul sistema con il beta, era 720x576, quindi già era, all'epoca era non l'HD, era il 4K praticamente. Quindi mi sono detto, mi voglio buttare a fare proprio il videomaker, però intanto voglio fare, come posso dire, mi voglio testare i miei limiti facendo quello che so fare, diciamo, mi fa piacere farite la gente, proviamo a fare il comico. Ho fatto un po' di teatro, anzi anche con altri comici abbastanza famosi, anche se molti non lo sanno, perché comunque ho detto non me la devi far sapere i miei, e dopo è raccomandato. Perché ti spiego una cosa, anche se comunque lo sanno tutti, io sono uno dei primi youtuber in Italia, non è che comunque lo dico perché mi vanto, anche perché è un dato di fatto. Sono stato proprio, no, perché sono il migliore, sono stato uno dei primi a entrare su YouTube Italia. Molti si ricordano di me, molti che adesso sono big mi venivano a commentare e congratularsi con me. Molti a me mi hanno detto, però non c'è tanto iscritti, quindi non vale in c***o. C'è differenza tra aver fatto la storia, non so se l'ho detto proprio in italiano perfetto, fare la storia e cercare di fare la storia, perché su YouTube cercano tutti di fare la storia, però alla fine ti rimane quel sapore in bocca che dici è sempre lo stesso piatto. Sì. Io posso dire che comunque su YouTube Italia, anche se molti video non sono stati apprezzati, ho portato tante volte tanti generi diversi, sempre, e ne vado fiero di questo. Altri sono stati addirittura copiati, quindi vuol dire, sì, se uno ti copia vuol dire che qualcosa ha funzionato. Eh sì. Beh, sono piccole soddisfazioni. Io nel mio piccolo ho quella piccola soddisfazione dei sottotitoli, che infatti sarà un lavoraccio, cioè sottotitolare questo video, ti annuncio che probabilmente taglierò qualche parte, come ho fatto con Dell'Imello, per evitare di dover sottotitolare 40 minuti di video. Il mio canale è piccolo, ma cerco di avere almeno quel minimo di cura, anche perché vivo YouTube come hobby, e quindi sono piccole soddisfazioni quelle di cui ho bisogno e quelle che mi bastano. Quello di già essere riconosciuto ogni tanto quando vado alle fiere addirittura diventa oltre la soddisfazione. Ho sempre detto, entro completamente nel pallone, mi vergogno maledettamente, sono una persona dannatamente timida, quindi quando vengo riconosciuto alle fiere c'è gente «Oh, Grizzo, sei un grande! Sì, sì, grazie!» mi vado a nascondere. Quindi se mi incontrate alle fiere fatelo, mi mettete completamente in imbarazzo, è la cosa ideale. Io ringrazio YouTube per una cosa, e spero che questa parte la terrai, perché grazie a YouTube ho conosciuto tanta gente con la mia stessa passione. Io non odio nessuno su YouTube Italia, cioè anche quello che, il minimo che la gente dice tu ce l'hai con Favij, cosa che non è vera perché ho fatto qualche parodia. Le parodie non significa avercela con la persona. No, sono d'accordissimo. Io adoro ogni singolo YouTuber, se a me un YouTuber non mi piace non lo seguo, né lo insulto, eccetera. Io penso che YouTube ha bisogno di tanti generi di YouTuber vari, e sono contento che comunque c'è tutta questa vastità di vari YouTuber. Ovviamente. Senza insultarsi, bisogna sempre rispettarsi, e se non ti piacciono YouTuber cambi canale, tutto qui. Io auguro a tutti i miei colleghi comunque il meglio, spero che comunque riescano a realizzare i propri sogni, perché se lo meritano, perché quasi tutti i miei colleghi hanno tutti un gran talento. Parlando di Yotobi, Michael Richini, Boban Peson, Daily Mellob, ma ce ne sono proprio tanti. Ci sono stati tanti che sono partiti veramente dal basso, sono arrivati molto in alto, e mi ha fatto moltissimo piacere. Dottor Vendetta è un youtuber che seguo veramente dai tempi delle calende greche. Sono dello stesso parere, ci sono contenuti che non seguo su YouTube perché non trovano il mio interesse, ma non significa che allora automaticamente lo youtuber che fa quei contenuti deve morire perché è un canto. Esatto. Al contrario, se quella persona fa quei contenuti e ha successo con quei contenuti, mi fa anche piacere. Esatto. Perché soprattutto se si diverte, se trova una passione a fare quelle cose, e quella passione è remunerativa, quella passione gli fa, per me è una grande soddisfazione, sono contento per lui, altro che. Semplicemente sono una persona trasparente, guarda, il tuo contenuto non mi interessa, non lo seguo, punto. Ma non c'è niente di male nel dire questo. Cioè, io ad esempio non seguo i canali gameplay, però ho molti miei amici, colleghi che fanno gameplay, ma non vuol dire che ce l'ho con loro, anzi
ci sentiamo al telefono, ci salutiamo alle fiere, ci abbracciamo, cioè, ma sono due cose completamente diverse. Appunto. Io sono ad esempio contento del successo che ha avuto Ciccio Gamer, che lo conosco da un botto, quindi gli auguro ancora di andare sempre più avanti, di distruggere ogni barriera di haters che rompono sempre le scatole. Sono contento che sia operato, è stata una grandissima scelta, molto coraggiosa, buona guarigione sia lui che il fratello. E vi voglio far capire questo, ragazzi, non c'è odio su YouTube Italia, io spero che la gente lo capisca e basta comunque rosicare su alcune cose e aprite gli occhi soprattutto, perché comunque è soltanto una piattaforma per divertirsi. Esatto, quindi bisogna viverla così, bisogna viverla con un po' di sano relax. Esatto, che non è una gara a chi ce l'ha più lungo. Il canale. Questa era ai tempi quando io, prima delle chat, prima di IRC, prima della protezione civile, quando io avevo cominciato a usare il baracchino, il CB, c'era la gara a chi ce l'aveva più potente, l'amplificatore lineare, quindi c'è da sempre c'è questo voler primeggiare nel chi ce l'ha più lungo sulla qualsiasi cosa. Quindi primeggio per essere lo youtuber on the road con la macchina più lunga, perché c'ho la station wagon. Esatto, quindi ve fatte. C'ha pure il link del canale dietro al covano, quindi ecco, ha già vinto. Esatto. Va bene, scherzi a parte, intanto grazie mille Fabrizio e Pio. Sono venuti qua sia Fabrizio che Pio 3D, quindi il personaggio. Lo youtuber se, è la persona. Non ho mai tirato fuori questi in questi giorni. Ma ogni tanto gli è uscita quella parola in romanaccio che è proprio da Pio 3D. Forse non ci hai fatto caso, ma ogni tanto viene fuori quel romanaccio rumoroso, che è un po' quel dialetto rumoroso che nasce un po' per fa venire il sorriso, come chissà quante volte anche a noi sarà venuto fuori il siciliano passato in terra come uno strofinaccio, il siciliano scicato in terra. E quindi io sto parlando siciliano da un po', anzi te lascio con una bella citazione, te lascio che nata nuota, se nuota, sangue pompea, tutta la circolazione formicolea, ormai ce l'ho in testa, ecco. Grande regà. Che è siculo della parte di Palermo, esatto. Ma ci può stare. La Sicilia è bella tutta, regà. Va bene, ragazzuoli, io ringrazio ancora Fabrizio. Bella regà. Ci vediamo al prossimo video. Vi ricordo, come dice il nostro amico, tempestate di like. Tempestate devo intervistare like. Anche quell'altro amico. Grande. Vi ricordo il mio canale Telegram, lo trovate linkato sul doobly-doo e sulla scheda. Se vi iscrivete riuscirete a ricevere una notifica ogni volta che pubblico un nuovo video. Vi ricordo, se non l'avete già fatto, di iscrivervi al mio canale YouTube. È gratuito e assumerete subito quel buon profumo di nuovo iscritto, che è una cosa così bella che, guardate, anche Pio è iscritto al mio canale e sente ancora quel profumo di nuovo iscritto, vero? Esatto. Perfetto, va bene ragazzuoli, grazie, ciao a tutti e ci vediamo alla prossima! Penso sia andata bene, no? Stava registrando? Sì.